E vai, vediamo un pochettino cosa esce. Oh. E vai, eccolo. Ehi là, gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars. Ed eccoci con un nuovo episodio di Svuoto lo Shop. Ma come è uscito oggi? Ma perché? Cosa c'hai da comprare? Comincio. Allora, Nick non ha capito niente come al solito, ma adesso spieghiamo. Ogni volta che esce un episodio di Svuoto lo Shop, io comincio a registrare quello successivo. Eccoci qua sul nostro padino. Nick parlava già nella intro, eppure non è in lobby, quindi cosa parli a fare, Nick? Siamo qua in lobby con due personaggi veramente di alto spessore culturale, Random e Alex. Ah, c'è un Fabrizio! Prima di cominciare il video, come sempre vi ricordo, un super pollicione in su, che è importantissimo, ragazzi, mi raccomando. Poi vi ricordo anche, vabbè, oggi partiamo di nuovo con le donazioni spam. Grazie, Randomino, un bacio 100 bit. E Fabrizio, ancora, ragazzi, e quando registri così? Secondo modo, ovviamente, per supportare il canale è il codice Ferri in fondo allo shop, ma questo lo vedremo praticamente durante il corso di tutto il video. Il più importante resta sempre in descrizione, ci sono tutti i link utili, tra cui Instagram, dove potete postare le vostre shoppate, io appunto vi reposterò, oppure dove potete trovare Twitch, dove siamo in live ogni giorno dalle 3 alle 8, insomma, ci stanno un sacco di social e quindi fateci un salto, mi raccomando. Bene, a proposito di shop, apro questo video aprendo. Gioco di parole, la Big Box e la Mega Box che ci sono today con i punti stellari. Sono delle casse abbastanza importanti perché siamo in una situazione in cui ci sono diversi gadget da trovare all'interno del game, quindi effettivamente potrebbe dropparci qualcosa. Andiamo subito a shoppare. 3, 2, 1 e vai, vediamo un pochettino cosa esce. Oh, niente. Bene, bene. Però arriva una donation da Cututu. Ancora Fabrizio 100 bit. Ragazzi, oggi siete carichi? Dopo qualche minuto di trambusto, andiamo a shoppare la seconda cassa, la Mega Box. Vediamo un pochettino cosa esce. Vai. Please, amico mio. 419, niente. Cominciamo male questo video, molto male. Noi ci fermiamo qui e passiamo alla prossima clip di Svuoto lo Shop, che non so bene quando sarà. Ipotizzo tra 2 giorni e 16 ore, perché uscirà la skin di Piper Chocolate. Signori, rieccoci qua con la seconda parte di Svuoto lo Shop. Allora, oggi è uscito nello shop, guarda caso, Piper Choco. Ok, è sempre una skin lane friend, è sempre una skin un pochettino tranquilla, ma 80 gemme. Almeno qua c'è uno sconto, non siamo sulle 150. Come sarà poi per Max? È lì veramente mai nei capelli. Abbiamo una free box, la andiamo subito ad aprire. 48 gemme. Ragazzi, è la prima skin di Piper di cui si vedono le gambe, perché Piper apparentemente fino adesso non aveva le gambe. Codice Ferre c'è sempre, abbiamo fatto la nostra verifica. Ah, tra l'altro, guardate, è apparso il beggino di Maxine Coney, che apparirà tra 6 giorni e 17 ore. Andiamo a prenderci Choco Piper. 3, 2, 1 e vai, eccola qua, ragazzi. Ma va che storia! Ma va che storia! Bellina! Andiamola subito a Selezioner. Dov'è? Tra l'altro c'era già una skin di Piper rosa. Questa qua penso che diventerà ufficialmente la skin meno utilizzata in assoluto, però va bene. Andiamo a prendere questa bellissima Choco Piper. La andiamo a provare insieme in una partita. Vediamo un pochettino che mappe ci sono today. Io ho appena aperto Brawl oggi. Ok, un bel morti scontro. Fa sempre piacere con Piper, però ho fatto bene a mettere il gadget per counterare i fisici. E vediamo un pochettino, che l'ho subito cuccato una volta. Attenzione. Ok. Niente, raga. Questi qua faranno. Questi qua ci romperanno un po' le scatole, mi sa. Ci romperanno un po' tanto le scatole. Allora, Shelly forse è il problema minore. Forse, dico. Quello che mi fa un po' più paura è morti, sinceramente, in questo caso. Devo riuscire a caricarmi qualche ulti e rompere queste porzioni di mura, che sicuramente sono molto, molto fastidiose. Vediamo cosa riesco a combinare. Ok, faccio una roba del genere. Rompo tutto lì. Occhio. Occhio con calma, va bene. Vediamo se riesco a rompere anche l'altro pezzettino. Tanto stiamo guadagnando pian piano un controllo della situation. Ok, ancora un colpettino. Bestiaccia. Guardalo. Quella Shelly potrebbe essere
Un piccolo problemino, occhio a un capocio. Raga, sono sempre messo abbastanza male. Vediamo se riesco a togliere Shelly, molto bene. Vado a rompere qui, ok. E possiamo anche azzardare a controllare un pochettino di più il mid. Io ancora ho tutti i gadget a disposizione, quindi ne uso uno adesso. Mi allontano il buon Mortis. E se si avvicina nuovamente, posso anche usare un altro gadget. Vabbè ragazzi, pulitissima. Super easy, skin inaugurata decisamente. Molto bene, direi che possiamo passare oltre, onestamente. Oh, c'avevo pure la missione con Piper. Allora vorrei dire che farò ancora un paio di partite giusto per togliermela, però onestamente poi mi fermerò qui, perché non è mia intenzione pushare Piper in questo momento. Signori, eccoci qua con la terza parte di Svuoto lo Shop. Stiamo cominciando ad arrivare sul succoso. Comincia ad esserci già un po' di roba shoppata. Ragazzi, abbiamo giusto giusto nel negozio un pin pack. Andiamo subito a prendere, vediamo un pochettino, sempre con lo scotto di una gemma. Codice ferre c'è, codice ferre c'è ragazzi. Andiamo a pigliarcelo, 3, 2, 1 e prima prendiamo i doubler, ok? E vai, eccolo qua. Ok, allora le emoji che piange ragazzi non manca mai. Non manca veramente mai, non le sopporto più sinceramente. L'emoji di Leon arrabbiato, guarda, vi dirò, qualche volta la uso anche, ci potrebbe stare, perché faccio ciao, ciao, ciao a tutti. Però io in realtà uso più che altro quella col ciupa ciupa, che è veramente molto bella. E guardate, forse l'unica che si salva un attimino, come al solito, la terza, quella di Penny con il pollicione, anche se devo dire che in questo caso quella arrabbiata mi piace un pochettino di più. Però vabbè, dai, quella di Penny col pollicione ce la facciamo ancora andare bene. Passiamo oltre, va che è meglio. Signori, rieccoci qui. Ultima shoppata di questo episodio di Svuoto lo Shop. Siamo in compagnia di Niki. Oggi è l'11-12. Infatti sto pubblicando, sto registrando e pubblicando nello stesso momento. Mamma mia, incredibile veramente. E ragazzi, adesso andiamo a gonfiare questi due brawler. Nick, non so se vuole cominciare lei. Cominciamo. Eccolo lì, pum, ha avuto un'esplosione nella testa. E adesso faccio la stessa cosa anch'io, perché è uscita Maxine Coney, perché si è mangiata tanti coni gelato per diventare grande così. Ragazzi, il codice ferro dello shop ci sta? Fermi, non ci sta. Ogni tanto si resetta, bisogna stare attenti ragazzi. Bisogna stare attenti, è pericoloso. E appunto andiamo a shoppare la carissima Maxine Coney. Brawl Stars ridammi dietro la mia vita. 3, 2, 1 e beccati 750 gemme. Vai, beccati anche sta screen. E voilà ragazzi, eccola qui. Dai, è carina, forse una delle skin che si salva un po' di più, anche perché Max al momento attuale non è che avesse la grandissima scelta, un po' come Iris, quindi queste skin Lion Friend sono state fatte anche su dei brawler in maniera abbastanza intelligente, a parer mio. Signor Nick, andiamo a giocare in showdown, così droppiamo sicuro. Però esatto, almeno siamo una coppia a tema. E fa anche un po' strano, Nick, essere in registrazione e non essere in live. Noi siamo abituati a essere in live, che la gente comunque le nostre cavolate le sente due volte. Invece queste qua sono cavolate esclusive, ragazzi. Esatto. Pensa che fortuna. Ma poi sono belle queste skin, perché quando sparano hanno delle animazioni strane. Tipo questa qua, quando spara, gli viene il cuoricino sul, come fumetto, no? Come se... è come se fosse un po' pacifista alla fine questa skin. Cioè, non vuole far del male a nessuno alla fine. Ok, Nick, tu prendi pure le cassette. Vai pure a prendere tranquillo. Tanto non ti ammazzano, tranquillo. No. Tanto non ti ammazzano. Eccola lì. Ah, gli mortacci di Bea. Ha uno di vita. Ha uno di vita. Andata giù. Sì, l'ha tirata giù. Tic. Attenzione, vai, pigliati ste cose. Qua fa male. Qua fa malissimo. Zii, ci ho provato. Ci ho provato tanto. E questa mappa qua la fanno da padroni thrower. La fanno da padroni thrower. Tentare e... non nuoce. Zii. Ma sai cosa che ho fatto? Ho preso i power up col gadget. Io invece devo andare a prendere i power up e poi scappare col gadget. Il gadget. Esatto, però era troppo difficile l'equazione. Troppo tardi. Era troppo difficile l'equazione. Ma poi ragazzi, io ripeto, con una hitbox così grande... Ok, qua mi sono parato molto bene. Con una hitbox così grande è impossibile non prendere i colpi, perché queste skin hanno palesemente una hitbox molto più grande del normale. Quella skin normale non ti avrebbe mai preso. Guardalo lì, tac. Vedi come ho utilizzato sapientemente il gadget. Con quanta sapienza. Non ho usato il gadget.
Sì che l'ho usato, vedi che non ce l'ho più. L'ho sprecato, vabbè. È uguale, usare e sprecare sono sinonimi. Occhio Bea che mi fa veramente male. Aiuto, e Zizi, sei solo, sei solo. A parte che comunque coppe non ne perdiamo, quindi guarda, io direi calcolato che tu stavi a 850 coppe. Siamo già stati fortunati, siamo già stati molto fortunati, signor Nick. Che bello il fatto che la tua skin si è messa a piangere e le è arrivata la nuvoletta dei fantozzi sulla testa. La mia è comunque allegra, ha perso ma è contenta. È sempre felice. È felice. E beve un po' di sto muschio liquido. Resta comunque davvero la skin più bella per Max. Addirittura, nonostante il fatto sia una line friend, quindi una skin molto cute, a Nick è piaciuta molto. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, codice FR, se shoppate qualsiasi cosa, ditemi di quello che avete visto durante questo video, cosa avete effettivamente shoppato. E noi ci becchiamo al prossimo video. Un saluto, ciao belli. E se state guardando questo video tra le 3 e le 8, siamo in live. Bravo, letone. Mamma mia. Ciao.